sono accorta che abbiamo parlato poche volte di monachelle. E allora oggi proviamo a fare delle monachelle in uno stile classico, molto semplice però elegante, adatto ai nostri orecchini. Ciao! Ci servirà del filo come questo, da 0,8, che è un po' la misura, diciamo, universale, che va benissimo per questo tipo di lavoro. Si potrebbe anche utilizzare quello da 1 mm di diametro, va abbastanza bene, è adatto a quasi tutte le orecchie, però insomma se volete andare sul sicuro prendete lo 0,8. Da questa spoletta ricavate due pezzetti di filo da 5 cm di lunghezza, di 5 cm. Allora, è importante che questo filo sia abbastanza diritto. Se non lo fosse, cioè se la spoletta fosse un po' rovinata, un po' storta, bisognerebbe raddrizzarlo. Per fare questa operazione dovete utilizzare una pinza come questa che vi mostro, possibilmente se l'avete, e che si usa in questo modo. Vedete? In questo modo è possibile raddrizzare il filo. E lo fate prima di tagliare le sezioni, così riuscite meglio dalla spoletta. Poi tagliate. Altrimenti, se non avete la pinza, potete optare anche per un modo, diciamo, sostitutivo e più economico. Potete fare in questo modo, prendere uno straccetto, adesso questo è un po' grossolano, ma comunque l'idea è questa, e fare così, e stirare un po' il filo. In questo modo avrete monachelle più diritte. Poi avrete bisogno di una pinza con le punte tonde, della solita tronchesina come questa, di una dima, di una forma attorno a cui arrotolare la monachella. Io utilizzerò questa specie di matita che uso da molto tempo, è un po' brutta ma molto utile. E basta, un pezzettino di carta vetrata, tutto qui. Ecco, cominciamo passando uno dei due lati di questi segmenti sulla carta vetrata, in questa maniera, in modo da togliere le parti più che graffiano, più fastidiose, e da dare anche un aspetto liscio, quindi estetico, alle monachelle. Fate così, la carta vetrata può essere sia una 500 sia una 600 come grandezza, come grana, quindi piuttosto sottile, non oltre la 600 direi, anche 4 volendo andrebbe bene, in questa maniera. Quindi questi punti che abbiamo appena grattato, diciamo così, adesso da qui partiamo per fare la monachella. La prima cosa da fare è l'asola piccola, quella che aggancia all'orecchino. Allora, io utilizzerò questa pinza, ma guardate, è identica a questa, non cambia nulla. Se utilizzate una pinza di questo tipo, avete bisogno di creare certamente due asole che siano della stessa grandezza. Quindi, se avete il dubbio di non riuscire, segnatevi sulle ganasce delle pinze il punto esatto dove deve cadere l'asola. In questa maniera farete due asole della stessa grandezza. Io userò questa che ha già, vedete, è graduata, ha già delle misure preordinate, quindi per fare un po' velocemente faccio così. Allora, si afferra l'estremità del filo, si gira per bene attorno così, fino a fargli toccare il filo da quest'altro lato, da quest'altra parte, in questa maniera. Facciamo la stessa cosa di qua, vedete? Ho creato un'asola. La stessa cosa di qui, afferriamo per bene. Avvolgiamo in questa maniera, sto facendo ruotare la mano destra fino a toccare, ok, se è andata un po' da una parte, fino a toccare il filo da questo lato, in questo modo. Ok, adesso dobbiamo formare la parte panciuta dell'orecchino. Prendiamo la forma, ops, che abbiamo scelto, io uso questa, vedete? Allora, tenete presente che questa curvatura dell'orecchino deve stare all'esterno, fuori, quindi non sbagliate il lato attorno a cui dovete attorcigliare gli orecchini. Adesso vi mostro come. E lavorate gli orecchini contemporaneamente, cioè cercate di portarli avanti insieme così li avrete identici o quasi identici. Allora, bisogna fare in questo modo, si prende la forma che avete scelto, appaiate gli orecchini per bene, vedete? Appoggiate la parte più vicina alle asole che avete creato e cominciate ad arrotolare. Adesso io uso un filo molto duro purtroppo e quindi mi vedrete fare un po' fatica. È sempre il solito filo che mi ostino a comprare perché c'è solo questo in negozio, va bene. Ok, vedete, ho girato attorno
adesso non importa se l'asola si sposta un pochino, premete anche su queste asole perché le due curvature, quella dell'asola piccola e quella dell'asola grande, devono stare vicine per un bell'effetto estetico. Così. Ok, ora le possiamo togliere dalla dima. Ecco qua. Avete visto? Siamo arrivati a questo punto. Allora, se gli orecchini vi sembrano un pochino storti, non, nulla di male, si prende una pinza e si cerca di raddrizzarli, di rimetterli in asse se è il caso. La cosa migliore che io consiglio sempre è quella di martellare leggermente, perché questo dà, come vi dicevo qualche tempo fa, dà un po' di durezza in più al metallo. Io lo faccio anche se si tratta di, adesso porto la base. Allora, anche se si tratta di filo ricoperto, di filo rivestito come questo, che è un filo placcato, in questi casi bisogna andarci naturalmente leggeri, cercare di martellare poco, senza esagerare, però direi che un pochino si può provare, si può fare senza fare danni, in questo modo, vedete? Adesso dobbiamo fare la parte finale degli orecchini. Allora, innanzitutto verificate che siano assolutamente uguali o piuttosto uguali, diciamo così, quindi li mettete vicini uno accanto all'altro, vedete come sono. Allora, a questo punto noi dobbiamo decidere la lunghezza del gambo degli orecchini, quanto deve essere lungo. Naturalmente dipende da noi, dall'effetto che vogliamo creare. È una scelta personale, di gusto personale. Allora, io per il mio gusto direi di non scendere oltre l'asola che abbiamo fatto, questa piccolina, cioè di non tagliare sotto questo livello, questo punto, perché secondo me sta male e poi si rischia anche di perderli gli orecchini, le monachelle. Io trovo che sia giusto, per esempio, arrivare a un mezzo centimetro sotto, ecco, potrebbe essere una buona idea. Comunque, ripeto, è una cosa del tutto personale. Allora, prendete la taglierina. Per tagliare gli orecchini e farli uguali, teneteli insieme, appaiati per bene, tagliateli contemporaneamente, vedete, decidete il punto in cui volete tagliare, io mi terrò a un mezzo centimetro sotto più o meno, ok? E tagliate, tenendo, mi raccomando, la parte piatta della taglierina rivolta verso gli orecchini. Siamo qui, adesso dobbiamo fare questa operazione, ripetere l'operazione di prima, e cioè passare la coda delle monachelle sulla carta vetrata perché non graffi. Va bene che questa cosa della monachella che graffia mi sembra sempre una paura molto esagerata, devo dire, però anche dal punto di vista estetico questa operazione in effetti serve. Allora facciamo così, in questa maniera. Quando abbiamo ottenuto una superficie piatta che non graffia, in questa maniera, prendiamo le monachelle, le mettiamo di nuovo appaiate una accanto all'altra, ok? Verifichiamo che siano uguali, se è il caso, in questa maniera. Allora adesso dobbiamo creare, non le giro perché è più comodo lavorare così, dobbiamo creare una piccola virgola che serve a favorire l'ingresso dell'orecchino nell'orecchio. E che è anche qualcosa di estetico, come sempre, anche un effetto estetico. Prendiamo una pinza qualsiasi, comoda, ci teniamo circa, in questo caso direi un 3 mm dalla base, dal fondo, e facciamo questa curvatura verso l'esterno, un po', non tanto, un po', vedete, in questo modo. Ecco qui, l'orecchino è concluso. Se volete potete passare sulla base per martellare, soprattutto la parte arcuata, perché possa tenere un po' di più. Però ecco fatto. Spero che vi sia piaciuto. Ciao, alla prossima!